Sono stati degli scoop incredibili, degli articoli usciti negli ultimi giorni, un sacco di dichiarazioni che andrebbero a smontare la ricostruzione della procura, quindi sarebbero a favore dell'omicidio. E siamo tutti d'accordo su questo. Il problema è se vengono scritte cose super clickbait che tutti quanti abbiamo cliccato, che non vedevamo l'ora di leggere, che poi si rivelano errate. E buonasera ragazzoni, buonasera, bentornati nelle maratone domenicali in cui stiamo insieme un sacco di ore. Iniziando a parlare del caso di Liliana, direi che è il caso di iniziare a parlare di cosa si sta dicendo ultimamente, perché il caso ha ormai i suoi mesi. Il corpo è stato ritrovato il 5 gennaio di questo anno, quindi sono passati i mesi. Le indagini, le cose. Non è che in questo momento stiano uscendo chissà quali news incredibili, ma ci sono dei tafferugli a riguardo di questo caso. E adesso cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Tra l'altro, vi avviso che stasera vi mostrerò l'intervista in esclusiva che ho avuto l'onore di fare a Fulvio, l'amico di Liliana, amico storico, si conoscono dal liceo, quindi chi meglio di lui può raccontarci chi era davvero Liliana? Anche perché prima di parlare di suicidio, ragazzi, cioè non è vero che le persone si svegliano da un giorno all'altro che si vogliono togliere la vita. C'è una persona con cui lei si confidava, che conosce molto bene, sicuramente può darci delle informazioni in più che noi possiamo solo vagamente dedurre. In questi giorni sono uscite delle notizie che sinceramente mi hanno lasciata alquanto basita, se non inquietata. Ovvero, prima la notizia che il procuratore capo di Trieste è stanco del circo mediatico che si sta facendo intorno alla faccenda. In particolare, è infastidito e stanco delle indagini parallele condotte sui media. E grazie al cazzo, se non le fate voi, le dobbiamo fare sui media! Cioè, allora, per amor di Dio, io capisco che dia fastidio doversi scontrare con il buon senso comune, l'intelligenza base di un essere umano pensante che guarda delle notizie e ragiona e pensa, per cui anche per una persona che non abbia il QI di Einstein comprende che chiudere il caso di Liliana come un suicidio e non approfondire ulteriormente le indagini come potrebbero, ma scelgono di non fare, è ridicolo, è quantomeno un insulto all'intelligenza. Grazie a Dio che esiste la libertà di parola, grazie a Dio che esistono trasmissioni, persone che hanno voce e che possono far notare che, insomma, questa cosa è una presa per i fondelli. E meno male che lo fanno. Però, che mi arriva il procuratore capo e dice: basta, io sono stanco che la gente dica che non è suicidio. Basta, dovete obbedire a quello che diciamo e non parlarne, capito? Cioè, se noi diciamo che è così, cioè non è che voi potete avere un cervello pensante, ok? Mi fa molto piacere. Vuol dire che, raga, ricordatevi sempre che quando qualcuno si impegna per censurare, altrimenti non avrebbe bisogno di censurare. Altrimenti direbbe libertà di parola a tutti, tanto io la verità ce l'ho. Ce l'ho. Ho le prove, le cose, io lavoro, sono onesto, male non fare, paura non avere, che dicano quello che vogliono, tanto io vado avanti. Gli atteggiamenti di censura nascondono sempre qualcosa, a mio avviso, a mio avviso. Tra l'altro, anche le trasmissioni televisive più fedelissime alle procure e alla verità dall'alto hanno messo in dubbio questa cosa. Quindi, questa procura si vede umiliata effettivamente da tutti. Cioè, non è che c'è un dibattito dove qualcuno sostiene che c'è il suicidio e l'altro l'omicidio, quindi non so, come per esempio per la colpevolezza di Bossetti, che c'è un dibattito dove l'Italia, l'opinione pubblica è spaccata. Cioè, qui non c'è dibattito, nel senso che suicidio uguale presa per il culo per il 90% delle persone che ne parlano. Quindi si vede che la procura, insomma, un po' si è sentita stizzita da questo buon senso che prende voce. Vogliamo lasciare spazio alla fantasia che Liliana possa essere uccisa? Ma sì, ma sono fantasie, congelata fantasia, è suicidio, cioè comunque è suicidio, raga, è suicidio.
è suicidio e non si sa, visto che teoricamente, sempre secondo queste famose 50 pagine della consulenza medico-legale, Liliana sarebbe morta 48 ore prima del ritrovamento, è suicidio, ma suicidio in ritardo con sparizione e rapimento alieno, perché è l'unica soluzione in questo caso, è rapimento alieno, ma veramente, anche perché la nostra Liliana aveva ancora nello stomaco la stessa colazione che aveva fatto quel mattino, il multivitaminico preso quel mattino, i vestiti con cui è uscita quel mattino, quindi, cioè, sti 20 giorni dove li ha passati? Poi arriva il titolo di giornale tra ieri e l'altro, che molti di voi mi hanno fatto notare perché prende in causa dei miei colleghi. Leggo questo titolo e rimango sconvolta. Soprattutto dico, ma perché non l'ho fatto io? No, allora leggo questo titolo e vedo diffuse le immagini del cadavere di Liliana su YouTube. Il fratello sporge querela. Ovviamente tu dici, cazzo, hanno veramente diffuso le immagini di un cadavere su YouTube? Su YouTube? Cioè, YouTube che ti butta giù anche solo se dici una parola fuori posto? Mi sembra, cioè, mi sembrava abbastanza fantascientifico. Però ho detto, si sa mai, questi titoli mi spezzano. Esatto, perché nell'immaginario comune, così come anche nel mio, appena leggo questo articolo, penso che in un video YouTube sono state mostrate immagini di un cadavere. Cioè, immagini di un cadavere, avete capito cos'è un'immagine di un cadavere, ok? E quindi anch'io sconvolta e indignata ho detto, ma sia mai, che cosa mi sono persa, ma soprattutto perché non l'ho visto. Allora, facciamo chiarezza. No, io vorrei fare un appello ai giornalisti che magari mi stanno ascoltando in questo momento. Prima di pubblicare questi titoli, magari il video guardatelo. Perché se aveste guardato il video, non avreste mai scritto immagini del cadavere, ma avreste scritto la verità, a meno che non siate dei mendaci con volontà di farlo. Perché in realtà da questi YouTuber sono state pubblicate delle TAC, delle lastre e delle ricostruzioni 3D. Quindi tutt'altro che immagini del cadavere, ma referti scientifici. Allora, ragazzi, io sinceramente non sono l'esperta della sensibilità, perché lo sapete, quando si parla di true crime, per me c'è la verità, poi qua c'è la sensibilità. Ma la verità, la scienza, il sapere, il conoscere vengono sempre sopra alla sensibilità. Ma sinceramente non vedo che problema di sensibilità e di oh mio Dio, hanno mostrato l'immagine di un cadavere ci siano nel mostrare delle tac, delle lastre. Tu vedi delle ossa. Tra l'altro, quell'immagine, certo che parliamo di Paolone, parliamo di Paolo Amaro, adesso ne parliamo di Paolo Amaro, perché lui, cioè io ho bisogno di farmi sentire in difesa di Paolo Amaro, perché quello che gli è successo è assolutamente ingiusto, a mio parere. Hanno mostrato, sono su YouTube, hanno mostrato anche Paolo, appunto queste ricostruzioni 3D, queste TAC, che tra l'altro smentivano moltissime notizie che venivano diffuse da TV e giornali. Perché? Perché un conto è quando leggi un articolo, lo leggi, assumi che quello che leggi sia verità, certo non hai dei termini di confronto, non hai davanti dei referti o delle prove con cui poter confutare le parole del giornalista e quindi le prendi per vere. Ma laddove c'è uno stimatissimo e bravissimo collega come Paolo Amaro, che si è fatto un deretano tanto per seguire questo caso, è dall'inizio che lui si scervella per trovare la verità, per trovare una soluzione, fa approfondimenti che vi giuro sono veramente bellissimi e fatti da Dio, sono mesi che ci lavora. E nel momento in cui riesce a mettere le mani sulla verità e dimostrare che determinate cose che sono state portate avanti dal giornale, dai giornali, sono false, sono fake news, quindi fa un servizio, debancare le bugie, cosa gli succede? Che è costretto a ritirare quel video e farne uno di scuse per evitare conseguenze legali. Eh sì, perché cosa è successo?
il fratello di Liliana, Sergio, che ovviamente io presumo sia stato guidato dal suo team di legali consulenti e non sia una sua iniziativa, perché poi capiremo, ha fatto scrivere, insomma, questa persona hanno scritto nell'articolo, sono usciti questi articoli di giornale per i quali Sergio denuncerà le persone che hanno osato pubblicare questi documenti. Sì, ragazzi, ve lo state chiedendo, è il team solito, è il gruppettino solito, ok? È sempre il gruppettino... Torniamo a noi un attimo, perché io qui dovevo un attimo sclerare, poi ci torniamo, andiamo nello specifico man mano che questa live si dipana in questa serata. Tra l'altro, sinceramente, smontare quello che ci viene propinato come verità assoluta dai media da parte di una persona che ti mostra le prove, cioè non è che Paolo Amaro si è inventato le cose, Paolo Amaro ha mostrato la consulenza, l'ha fatta vedere, ha fatto vedere le immagini delle TAC e ha dimostrato che diverse prove erano inesatte, erano riportate in maniera inesatta dal team legale di Sergio pure. Adesso vedremo nello specifico. In tutto questo sappiate che Paolo Amaro è bravissimo, capisco perché abbia ritirato il video, capisco benissimo che davanti a un parente che ti dice urti la mia sensibilità, tu ti senta estremamente in colpa e chiaramente ritiri il video nel rispetto di... In tutto questo io mi sento di dire che sono con Paolo, sono dalla parte di Paolo, secondo me non avrebbe neanche dovuto togliere quel video perché la verità e la scienza e il sapere superano ogni sensibilità, a mio parere. In tutto questo hai fatto una grande cosa, Paolo, e io in questo ti sono vicina e porterò avanti la tua missione. E cerchiamo anche di far squadra in tutto questo, perché la verità è più importante di qualunque altra cosa. Ma torniamo a noi, poi io spero anche un giorno di poter insomma, collaborare con lui, presentarvelo anche qua in live magari, e vediamo. Ma torniamo un attimo alle prove, perché in questi giorni, avrete visto tutto sto bordello, ma specialmente nelle ultime 24 ore, ma in realtà anche negli ultimi, diciamo, 10 giorni passati, sono uscite moltissime notizie su questa famosa consulenza di 50 pagine. Consulenza che è stata stilata dal dottor Fulvio Costantinides e dal dottor Fabio Cavalli, che sono due medici legali, che hanno appunto analizzato il corpo di Liliana. Allora, premessa. Pare che stiano girando delle notizie, basta che googlate, le trovate, secondo le quali la procura, nonché la Sergio, almeno quella parte della famiglia di Liliana, la parte del fratello, sono estremamente indignati per il fatto che questa perizia sia arrivata dove non doveva arrivare nel momento in cui c'è il segreto istruttorio. E quindi, oh mio Dio, lo youtuber ha mostrato una perizia quando c'era il segreto istruttorio! Ok, tutti gli organi di stampa, i giornali, la Dick Kronos, Ansa, che hanno pubblicato degli stralci, come facevano ad averli? Quindi il segreto istruttorio, spiegatemi un po', funziona solo con gli youtuber perché sono degli sfigati? O funziona anche per i giornalisti? Non ho capito qui, cos'è? Noi dobbiamo essere per forza gli sfigatoni perché si danno da fare e analizziamo le cose per conto nostro, ma comunque cerchiamo di fare il meglio possibile e immaginabile. Quando tra l'altro questa perizia ce l'ha in mano chiunque, agenzia di stampa che hanno riportato stralci, articoli sulla questione tossicologica, i tempi del ritrovamento, il congelamento, il non congelamento, e che secondo voi non l'hanno letta? Quindi ce la dobbiamo prendere solo con Paolo Amaro? Perché ha fatto vedere la verità? O ce la vogliamo prendere in generale? Perché questo documento durante le fasi di indagine segreto istruttorio è stato divulgato. Però per i giornalisti non vale. Quello non vale. Vale per Paolo. Varrà per me, probabilmente. Ma chi se ne frega, tanto noi qua siamo dei criminali, no? Ora, in quella perizia, tutti gli articoli di giornale di cui abbiamo parlato fino a poco fa nel TG Crime, e io facevo fede agli articoli di giornale, si è detto e stradetto che sul corpo di Liliana non c'erano le tracce di 3 settimane di decomposizione e tutti i dettagli, eccetera. Poi,
altre informazioni sulla consulenza e su quello che potrebbe essere successo a Liliana le avremo grazie all'intervista che abbiamo registrato con Fulvio, che è uno dei migliori amici di... lui vuole le attenzioni. È uno dei migliori amici di Liliana, lo avete visto anche tante volte nelle varie trasmissioni televisive, ma come sapete qua su internet gli ospiti hanno anche più tempo, più spazio per esprimersi. E abbiamo registrato ben 30 minuti di intervista, quindi insomma vi consiglio di godervela anche perché io ho scoperto cose veramente illuminanti da quello che dice Fulvio. Cioè, Fulvio ha delle teorie davvero molto interessanti e ha risposto a delle domande che avevo da tempo e credo che abbiate anche voi. Comunque, ho preso tutte queste informazioni, le ho messe insieme e ho parlato di questa, diciamo, consulenza anche con un medico legale, uno stimatissimo medico legale, dottor Abate, e con il quale, insomma, ho interagito anche per capire che cosa si dicesse in questa famosa consulenza, che tra l'altro è una consulenza medico legale richiesta dalla procura. Poi avremo anche delle specifiche da fare sul quando, ma ci torneremo tra un attimo. Devo dire, sinceramente, raga, che grazie a Fulvio mi sono fatta anche un'idea più chiara della situazione, ma come lo dico sempre, cioè un conto è, anche io no, da true crimer, diciamo, è un conto è affidarmi alle fonti giornalistiche, un conto è riuscire a accedere alle fonti dirette. Fonti dirette vuol dire protagonisti del caso, vuol dire persone che conoscono bene la vittima, che possono darci un'idea molto più precisa, perché noi possiamo stare qui a fare delle elucubrazioni, voleva uccidersi, non voleva uccidersi, ma come davvero reagiva Liliana a qualcuno che la attacca, per esempio? Come davvero viveva Liliana l'idea del tradimento o di essere fedifraga? Queste cose qui noi le possiamo solo immaginare e dare per scontato, ma ogni persona è a sé, ogni soggettività è a sé, è un universo a parte e noi non possiamo sapere davvero chi è Liliana, non possiamo dire è suicidio o omicidio senza conoscere effettivamente questa donna. E Fulvio ci ha dato anche la possibilità di conoscere dei dettagli sulla personalità di Liliana che prima io non conoscevo. E grazie anche a quello che ci racconta, grazie anche ovviamente, no, a quello che ci ha scritto sulla consulenza, possiamo fare dei ragionamenti logici per capire che cosa è successo. Perché innamorarsi di una teoria è la cosa più sbagliata di questo mondo se si mira alla verità. Perché tante volte cerchiamo sempre di trovare conferme a quella che può essere la nostra prima teoria, come per esempio Sebastiano colpevole. Allora si vanno a cercare tutte le conferme alla colpevolezza di Sebastiano. Anche lì è sbagliato, perché deve essere lui il colpevole. Ma anche lì, per forza, è un omicidio? È un suicidio? Probabilmente non è un suicidio, ma potrebbe anche non essere un omicidio pur non essendo un suicidio. Non è che se non è omicidio si esclude il suicidio. Ecco, anche questi dettagli sono molto importanti da conoscere per poterci fare un'idea, altrimenti veramente è come giocare ai Lego e mettere pezzi a caso uno attaccato all'altro. Ecco, torneremo anche sulla questione orologio, che ha dato molto da parlare negli ultimi giorni. Avrete sicuramente visto lo scoop clickbait super incredibile in cui l'avvocato Nicodemo Gentile evidenzia come l'orologio possa incastrare l'assassino e queste sue parole sono state riportate da criminologi, giornalisti, e sarà l'orologio a incastrare l'assassino di Liliana. Ecco che dedicheremo tra un attimo anche tutta un'analisi rispetto a dov'era veramente questo orologio sul corpo di Liliana. Ci arriveremo tra un attimo dopo l'intervista con Fulvio, che vi consiglio ampiamente di ascoltare bene, perché Fulvio qui dice delle cose che non sempre si è lasciato dire. Ma tornando un attimo a quello che è successo, per esempio, allo stimatissimo Paolo Amaro. Paolo, raga, cioè, è stato attaccato in realtà perché non per la sensibilità, non perché è stato mostrato un cadavere, semplicemente perché ha mostrato, secondo me, nella mia personale opinione, in particolare questa cosa dell'orologio.
smontandola ampiamente e quindi andando a rompere le uova nel paniere a tutti quelli che volevano il titolino clickbait per farsi pubblicità. E Paolo fa male, la verità di Paolo fa male al cuore, ma noi la portiamo avanti e se hanno censurato lui, cioè lui si è autocensurato per rispetto, non censureranno me e quindi questa verità noi la avremo assolutamente. Io comunque in ogni caso sempre convinta che la verità sia la soluzione migliore, di la verità e sarai un uomo libero. Così lo diceva Gesù Cristo. Io non sono credente, ma a queste parole credo fermamente. Anche perché, ragazzi, questa consulenza, che se ne dica negli articoli, che se ne minaccino di denuncia, questa consulenza che vergognosamente è stata diffusa prima durante il segreto istruttorio, durante le indagini, è finita in mano a veramente infinite persone, cioè gli stessi giornalisti che ne hanno parlato, le agenzie di stampa hanno fatto uscire degli stralci, parola per parola, tranne alcuni stimatissimi giornalisti. Posso fare una leccata di culo? Devo notare che ci sono delle testate giornalistiche che fanno sempre solo il copia e incolla, ma certe testate, come per esempio il Corriere, apprezzo sempre che ci metta del suo, cioè non c'è mai il copia e incolla. Cioè, poi non so, ovviamente varia da giornalista a giornalista, ma io mi sto trovando molto molto bene a prendere informazioni dal Corriere perché sono gli unici veramente che non fanno solo copia e incolla. Comunque, ci sono stati riportati i risultati sui test effettuati, su quanto è emerso dall'attacco, su cosa c'era nelle tossicologiche, su cosa aveva nello stomaco. Quindi queste informazioni sono già uscite. È inutile che ci attacchiamo a oh mio Dio, è stata diffusa questa informazione quando c'era il segreto istruttorio. Vale solo per YouTube? Vale solo per Paolo? Il problema qua è che a differenza dei giornali che parlano e dicono e riportano, Paolo ha mostrato un documento. Lo ha mostrato, ha fatto vedere un'immagine che smontava quello che veniva detto a favore della verità. Quindi non erano teorie. Io, ragazzi, lo sapete quanto mi innamoro quando mi vengono messe davanti le prove. Cioè, così. Non è ti racconto quello che potrebbe essere successo o quello che hanno ricostruito. No, no, te lo faccio vedere. Te lo faccio vedere. Cioè, la foto, l'attacco, l'orologio era ancora nel polso di Liliana, e allora si può dire se era a destra o a sinistra. E tra un attimo, su questo ci torniamo. Tra poco sentiamo l'intervista appunto a Fulvio, che è stato un grandissimo amico di Liliana, cioè la conosce da quando avevano 16 anni, e poi torneremo sulla consulenza e sulle prove che sono state scoperte, guardando anche insieme a quello che corrisponde a verità, quelle che sono le controversie e quelli che sono palesemente errori contenuti all'interno della consulenza. Adesso stiamo per vedere questa intervista e è registrata perché ovviamente io lavoro poi con la redazione e registriamo tutto piuttosto che fare le cose in live che magari ci sono poi problemi di connessione, rete, robe, eccetera. Meglio preferisco registrare e vedrete un cartello prima di ogni domanda che viene posta a Fulvio e poi ovviamente ogni risposta che lui darà la valutiamo insieme. Allora, la prima domanda è: cosa pensa di tutte le varie versioni uscite sugli organi di stampa e durante le trasmissioni televisive sulla morte di Liliana? Cioè, il fatto che ne stiano parlando veramente chiunque, stanno portando avanti le ipotesi più disparate. Vorrei dire una cosa, no? Allora, non bisogna trascurare, per esempio, la possibilità, e non tanto remota, che le informazioni che escono a livello ufficiale possano essere, diciamo, finalizzate a un risultato. Quindi sono certo, sono convinto, che comunque tante cose gli organi ufficiali non diramano, non lo dicono. Perché probabilmente è possibile che sia produttivo far così, dire certe cose, non dire certe cose, riguarda, servono all'indagine, no? Possono servire all'indagine, quindi a non dare, diciamo, informazioni all'ipotetico, chiamiamolo assassino, ma che secondo me assassino non è, insomma. Ecco, anche lui ci dice: ma, assassino quando assassino non è.
E quindi abbiamo chiesto, ma cosa intende quando dice assassino non è? Vediamo. Non so se mi sono spiegato bene, anche perché il caso, a mio parere, è abbastanza complicato. Ad esempio, se voi guardate, no, voi probabilmente seguirete anche quelli che sono state le interviste fatte, queste robe qua, gli organi di informazione hanno puntato in un'unica direzione, no? E credo che si siano resi conto che, per esempio, Sebastiano Visentini sia una persona che attira molto di sé l'attenzione, essendo il marito di Liliana. Ovviamente il primo sospettato, credo che la prima persona che si va a cercare è il convivente, il marito o l'amante o persone di questo tipo, no? E per cui il Sebastiano colpevole per l'opinione pubblica italiana, perlomeno ha fatto audience e continua a fare audience, perché comunque è un po' così, no? È un po' incerto nelle dichiarazioni, è un po', non so, credo che abbia paura di dire qualcosa che aumenti ancora i sospetti verso di lui. L'ho visto da subito molto guardingo, ecco, riguardo a, ed è un ottimo prodotto da vendere. All'opinione pubblica piace il Sebastiano Visentin colpevole. E su questo non posso che dirmi d'accordo, perché fin da subito abbiamo notato che questo dissing tra il marito e l'amante veniva esacerbato a livello che li mettevano contro anche artificiosamente proprio per dar spettacolo. E vedere un Sebastiano che sinceramente all'inizio attirava anche qui in community come possibilissimo assassino, come persona che mente sapendo di mentire, però d'altra parte ha una personalità, ha un carattere per il quale sta benissimo nel ruolo del cattivo, sta benissimo nel ruolo del villain. Però ricordiamoci sempre che contro Sebastiano, per quanto lo abbiano rivoltato da testa ai piedi, non si è trovato niente. Quello che suggerisce Fulvio è che sia più una bellissima idea di marketing vendere, tra l'altro sulla pelle di questo uomo, la sua colpevolezza ai media, al pubblico, quando poi in realtà nei fatti lui non è iscritto nel registro degli indagati, non è mai stato sospettato. Quindi è molto più una narrazione mediatica che, come dice lui, vende bene, è vero, vende bene. Allora gli ho chiesto, perdonatemi, se lui allora a questo punto avesse una teoria su quello che è successo quel giorno. E vediamo la teoria di Fulvio, perché secondo me è molto interessante. Io sono convinto, e l'ho detto e l'ho ripetuto, ed è una situazione che non si è mai. Adesso, negli ultimi tempi, si parla un attimino in questa direzione, ma secondo me Liliana, specialmente quando si parlava solo di scompenso cardiaco acuto, conoscendola bene di carattere Liliana, lei una violenta aggressione verbale, solo verbale, l'avrebbe subita in maniera devastante. Credo possibile anche al punto di causarle quel famoso scompenso cardiaco acuto. Vedete perché è fondamentale parlare con i migliori amici, con chi conosce veramente la vittima? Perché noi non la potevamo sapere questa cosa, ma Liliana è simile a molti di noi. Quando parliamo di questa mancanza di assertività, questa paura nel confrontarsi con gli altri, la paura del contrasto con le altre persone, che abbiamo notato qui nella community, abbiamo in molti, ce l'aveva anche Liliana. Era una persona sensibile, era una persona che vedersi attaccata, vedersi in una diatriba non era assolutamente nelle sue corde. E anzi, se veniva aggredita, reagiva in maniera iperansiosa. E io, ragazzi, mi sento molto vicina a questa caratteristica, questa dimensione, e ho visto che anche voi in molti lo siete. Quindi provate a mettervi proprio davvero a concentrarvi e connettervi con questa parte di voi, se ce l'avete, che evita il conflitto, che ha l'ansia del contrasto, che se viene aggredito, insultato, reagisce molto male, magari vi viene anche un attacco d'ansia, un attacco di panico. Ecco, questa è Liliana. Questa è Liliana. Ed è importantissima questa cosa, eh? È importantissima. Perché sentiamo cosa dice Fulvio. Per dire. E l'ipotesi che io avanzavo già mesi fa,
che causa del decesso di Giuliana fosse una violenta aggressione verbale, adesso poco alla volta sta prendendo corpo. Rimango convinto che la morte di Giuliana sia stato un incidente, un qualcosa che chi l'ha provocata non pensava e non immaginava che poteva finire così. Aspetta, che trovo il mouse. Okay. Attenzione, incidente non vuol dire sono tutti innocenti, nessuno ha fatto niente di male, eh? Attenzione, perché l'occultamento, nascondere quello che è successo è comunque estremamente grave, quindi non è che vuol dire che questo è tutto un incidente, quindi tutto dalla luce e vino. No, responsabilità comunque qualcuno ce l'ha, anche nel caso in cui, se vedete questa zampina entrare nello schermo, è il Mao che vuole le attenzioni, giustamente. Anche il sacco di testa è un incidente. Eh no, in quel caso, allora lui parla solo dell'evento morte. E poi, ovviamente, tutto quello che è successo dopo deve aver per forza aver avuto una volontà, un agente. E andiamo avanti, perché qui, giustamente, chiediamo a Fulvio, che conosceva bene Liliana, se magari qualcuno poteva avercela con lei. Allora, con Liliana negli anni, tenga conto che la conosco da quando aveva 16 anni, no? Quindi ne è passato un po' di tempo. Noi non ci siamo, è come se ci fosse stato un tacito accordo, non so come definirlo, ma noi delle nostre cose private, delle nostre relazioni, io non ricordo mai che si abbia parlato. Evidentemente. Non ci serviva a parlare di questo perché avevamo mille altri argomenti, i nostri progetti, le cose che ci piaceva fare, no? Ovviamente ognuno nella propria vita, nella propria strada. Non serviva a cadere in discorsi così personali, no? E quindi non è mai emerso nulla che Liliana mi abbia detto di non so, tipo problemi familiari, problemi di altre persone, niente in questa direzione. Quindi è chiaro che è venuta fuori, per esempio, questa storia dell'ipotetica relazione con Claudio Stellino, no? Io non credo, non ci credo, da quel che conosco Liliana. Ok, state attenti a questo punto. Perché Fulvio, che conosce molto bene Liliana, non crede che Claudio possa essere l'amante di Liliana. Ed effettivamente io non ci avevo pensato, ma questa cosa ci sta. Perché Claudio ha cambiato davvero tantissime versioni, cioè prima Liliana era quella che solo gli andava a stirare le camicie. Poi viene fuori che erano amici da una vita. Poi viene fuori che addirittura, insomma, erano un po' amanti. Poi nel tempo, se avete seguito la cronistoria, Claudio aggiunge sempre qualche scoop, qualche news, come se le tenesse da parte per poi fare, no, il titolone. Poi è diventato che avevano una storia. Poi addirittura che lei voleva divorziare, prendere un appartamento con il marito per finire la vita con lui, e se anche solo fosse stato un anno insieme sarebbe stato bellissimo. La verità non è mai tutto bianco né tutto nero. Io tendo sempre a cercare di ascoltare tutte le campane e metterle insieme per vedere che cosa combacia e cosa no. Secondo me, Claudio, da conto suo, è una persona, almeno mi sembra, poi ovviamente, se qualcuno lo conosce o lui stesso vuole parlare, in merito a ciò, cioè, rispetto benissimo e do spazio a Claudio per esprimersi, ovviamente, anche contro questa mia conclusione, ma a me è sembrato una persona lui che gli piacesse molto avere attenzioni, che gli piacesse parlare con i giornalisti, che gli piacesse avere lo scoop con cui sconvolgere tutti. Quindi forse anche una persona che alzava un po' l'asticella rispetto alla reale natura del loro rapporto. Certo, ci sono dei dati scientifici, come per esempio il numero di messaggi e il numero di chiamate che si sono scambiati. E questo,
ci sta, nel senso che effettivamente poteva esserci un tenero tra di loro, o poteva esserci, sì, un tenero che però non era così intenso e importante come racconta Claudio. Addirittura l'amico Fulvio, al quale io mi sento di credere più di qualunque altra elucubrazione, poiché nessuno di noi conosceva Liliana purtroppo, mi sento di credere a Fulvio, che conosce bene lei e dice: secondo me, conoscendo bene lei, questa relazione, per come l'ha raccontata Claudio, forse non era proprio. Ma sentiamo cosa dice. Aspetta, ve la rimando un attimo indietro perché inizia più o meno qua a parlarne. No. Io non credo, non ci credo. Da quel che conosco Liliana, che ho conosciuto Liliana, lei non avrebbe mai iniziato o sognato di avere una relazione al di fuori del matrimonio. Cioè non se lo sarebbe permesso per sua moralità. Quindi adesso sappiamo che Liliana era una persona estremamente morale. Certo, abbiamo sentito tutti che lei cercava su internet divorzio breve, divorzio veloce. Quindi, magari trovando un punto di incontro tra queste tante cose che si dicono, magari può esserci una sintesi, ovvero forse Liliana aveva un debole per questo Claudio, forse Liliana non era più contenta con suo marito, ma essendo una persona estremamente corretta, soprattutto dal punto di vista morale, esatto Albe, magari c'era sì un vago flirt, ma niente di che fino a che lei non avrebbe divorziato. Ecco che troviamo una quadra per comprendere forse un po' meglio le sfumature di queste relazioni. Sì, lo ha detto anche Claudio, ma Claudio è anche quello che dice: lei mi ha detto che vuole passare il resto della mia vita con me, che se anche sono pochi anni lei corona il suo sogno. Ecco, non lo so, potrebbe essere che Claudio è andato un po' troppo di là e che Sebastiano, ovviamente negando del tutto questa relazione, sia andato un po' troppo dall'altro lato e che la verità, come spesso succede, stia nel mezzo. Oppure c'è un terzo che nessuno sa, o c'è un terzo che Paolo sa, che Paolo sostiene, che insomma io forse un terzo lo hanno già considerato e non ce lo dicono, chi lo sa, ma andiamo avanti, ovviamente non bisogna mai puntare il dito contro nessuno finché non ci sono delle prove. Cosa pensa dei fuori onda trasmessi quando Sebastiano Visentin non sapeva di essere registrato? Questa è la prossima domanda che gli pongo. Perché, come vi dicevo tempo fa, mi aveva convinto moltissimo quel fuori onda, cioè quando Sebastiano, dopo l'intervista a quarto grado, ha sbroccato nel momento in cui era stato messo davanti a delle prove inconfutabili del fatto che Liliana sentisse questo Claudio, ciao Jennifer, costantemente. E lui lì a quel punto ha buttato via le foto di Liliana nel cestino, si è detto indignato perché Liliana lo ha buttato via, quindi lui buttava via le foto di lei in modo simbolico. E quindi gli chiediamo che cosa pensa di questo momento fuori onda. Questo a mio parere non riguarda solo l'aspetto legale, no? Se fare questo tipo di azioni è legale o no, riguarda proprio la moralità, no? Nel senso che tu sai che stai rilasciando un'intervista, dici le cose che puoi dire nel modo che credi di poterle dire senza subire appunto querele e robe di questo tipo. Ma poi fuori onda, quando sai che parli a tu per tu con la persona che ti intervistava, magari ti lasci un po' andare anche, ma nei modi, anche nelle cose che dici, dici qualcosa in più, lo dici in un modo rilassato, come parlando davanti a un bicchiere di vino, è una situazione diversa. Quella in qualche modo, al di là di quello che è la legge, le regole, i modi, è proprio una questione di rispetto. Fammi sapere che le cose che ti sto dicendo tu per tu poi verranno trasmesse, verranno mandate a tutta Italia. Mi comporterei in maniera diversa. Di sfruttare qualsiasi occasione per poter mettere l'uno contro l'altro. Sai che Fulvio ha detto questo, sì, ma l'altro ha detto quest'altro, e poi l'uno ti risponde e diventa una telenovela. Questa non è
Quella che è stata fatta qua in Italia riguardo all'informazione, ho l'impressione che sia stata passata furbescamente le cose che si vogliono far emergere, che si vogliono far sembrare, per soddisfare la curiosità morbosa dei cittadini, dell'opinione pubblica. E c'ha ragione, ha ragione, ha perfettamente ragione. Cioè, da una parte lo sciacallaggio palese, esatto, Albe, del mandare in onda un fuori onda a sgamo, senza ovviamente la consapevolezza dell'intervistato. Cioè, giustamente, Fulvio dice anche, certo, ma quello che tu dici fuori onda, che è una cosa personale, per cui, nessuno ti tutela da quelle cose varie, non dovrebbe essere messa in onda, anche perché, giustamente, un conto è dire una cosa su una TV nazionale, un conto è dire una cosa a una persona come una giornalista che magari ti è stata vicina, che magari hai passato molto tempo con lei, con lui, quello che è, e quindi ti fidi, e questa invece ti registra sgamo e poi mandiamo in onda la cosa, chi si è visto si è visto. Cioè, pensate anche all'ipotesi piena, provate a mettervi anche nell'ipotesi piena in cui Sebastiano è realmente totalmente innocente. Provate a pensare come può essersi sentito dopo che gli hanno fatto una puntata intera in cui lui, certo e strenuo della sua convinzione di fedeltà totale della moglie, gli viene messo davanti, tra l'altro ripetutamente per farlo crollare tutte le prove che la moglie lo tradiva. E lui che cercava di mantenere, no, comunque un certo contegno, una certa dignità. A fine puntata, finalmente si spengono le telecamere, finalmente lui è libero di soffrire per questa notizia. E cosa fai? Lo riprendi di nascosto per fare lo scoop? Ma che schifo! Ma che schifo! Cioè, della serie è validato soltanto perché, quando poi per giorni è conquistata la sua fiducia e tutto il resto, tutto questo perché? Perché va di moda dire che lui è il colpevole. Ma se poi viene fuori che lui è totalmente innocente, questi fuori onda quanto invecchieranno bene, secondo voi? Cioè, raga, è un abuso su un abuso, eh? Cioè, se lui è innocente, cosa che non possiamo assolutamente escludere, perché in Italia vige l'innocenza fino a prova contraria, cosa gli hanno fatto a quest'uomo qua? Cosa gli hanno fatto? Ma non, cioè, altro che bullismo, cioè, veramente, altro che bullismo. E quindi lui, poverino, stava soffrendo, aveva una crisi in quel momento in cui ce l'aveva con Liliana perché lo aveva tradito e tutto questo spalmato in televisione. Certo, è vero che a me quello sfogo mi ha dato una grande credibilità verso di lui, verso Sebastiano. Se prima avevo dei dubbi, con quel fuori onda, effettivamente, per quanto sia stato utilizzato per fare gossip, per dargli contro, su di me ha sortito l'effetto opposto, cioè a me è sembrato più innocente di prima. Però questo non si può fare alle spese di una persona. Lui può essere colpevole o può essere innocente. In ogni caso, se tu hai l'occasione di farti sentire, ti senti innocente o sei innocente, considerato come vanno raccontate le cose in Italia, cazzo che voglio essere presente in tutte le trasmissioni che parlano senza di me, cioè, che parlano di me senza di me, con tutti i casini che fanno. No, no, io ci voglio essere, voglio dire la mia. Succedesse a me, io sarei sempre in televisione, in tutte le trasmissioni, a controllare quello che dicono, anche solo per dire: scusate, scusa, no, 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 non è come dite. Almeno sono in studio, posso alzare la manina. Quindi anche solo per una questione di controllo. Certo è che dall'altra parte Sebastiano ha indubbiamente fatto sorgere incredibili dubbi e ci sono leciti. Se voi siete convinti della colpevolezza di Sebastiano, non mi sento di darvi contro perché ci sta. Certo, tenete sempre presente che nel momento in cui non ci sono prove che attestino la sua colpevolezza, è diffamazione portarlo avanti come un colpevole. Sebastiano è una persona strana, i suoi modi di fare, i suoi modi di reagire, ma la colpevolezza la danno le prove, non i discorsi in televisione, non gli sfoghi rubati a sgamo da una persona in fuori onda. Comunque. Ovviamente io gli ho chiesto, perché visto che lui comunque mi è sembrato che difendesse Sebastiano, ho pensato, magari è molto amico anche con Sebastiano. E invece no, Fulvio ha un'idea sua e non difende Sebastiano per amicizia, perché lui con Sebastiano non c'aveva praticamente rapporti. Lui era molto amico solo con Liliana.
e lo difende per una questione proprio di logica sua. Ma sentiamo un attimo quando gli abbiamo chiesto se ha avuto modo di confrontarsi con Seba, col Sebastiano. Ma è diventato il Seba. Io ho parlato con Sebastiano. Ho parlato con Sebastiano e il nostro relazionarsi è iniziato il 18 dicembre. Perché io ho saputo che Liliana era scomparsa. Cioè, pensate, addirittura lui ha cominciato a relazionarsi con Sebastiano dopo la scomparsa di Liliana. Quindi lui un'idea su Sebastiano se l'è fatta solo dopo la scomparsa. Quindi questo ci dice anche che le sue teorie non è che sono di parte per amicizia. Da un post su Facebook il 16 dicembre. E come succede, credo a tutti in diversi casi, il momento in cui io ho aperto Facebook e ho letto che Liliana era scomparsa, io mi ricordo esattamente dove ero in autobus, ero seduto su quel sedile, stavamo passando davanti a. Scusate, faccio un attimo un'interruzione così. Vi ricordate quando vi dicevo nei momenti traumatici vi ricordate l'esatto istante, cosa facevate, cosa avevate intorno e tutto? Questo proprio indica il fatto che Fulvio in quel momento ha vissuto un trauma. Quando si è accorto che la sua amica Liliana era scomparsa, ha subito un trauma proprio perché ricorda esattamente in dettagli quello che stava facendo quando è venuto a sapere. È stato un blocco della memoria, mi si è fissato nella mente. E per dire, posso portare ad esempio, quando è arrivata la notizia il 22 dicembre del 63 dell'attentato a Kennedy, no, alle 8 di sera. Io ricordo, nel 63 io avevo 11 anni, non è che, no? Eppure mi ricordo ancora adesso, ho sempre ricordato dove ero a casa, Come per ero noi le nel torri corridoio di gemelle. casa e mia mamma mi ha chiamato in cucina e mi ha detto: Fulvio, Fulvio, guarda cosa è successo. Per dire, sono cose che rimangono nella mente. Allora, quando io ho saputo da questo post su Facebook, mi sono detto, farei il numero di Liliana, perché se Liliana, se il telefono risulta muto, non raggiungibile, comincia a essere un problema perché è già passato tutto il martedì, tutto il mercoledì e gran parte del giovedì. Se non ha ricaricato la batteria, è già un problema. E ho pensato venerdì, sabato, tutto il giorno di fare questo numero di Liliana per capirci qualcosa. E al sabato sera, sabato 18, e ho detto: beh, chiamo il suo numero e vediamo cosa succede. Ho fatto il numero e mi ha risposto Sebastiano. Mi ha risposto Sebastiano e là in quel momento gli ho detto, era evidente che non compariva notizia che Liliana fosse riapparsa. E allora gli ho chiesto: ma avete fatto una discussione? C'è stato qualche problema tra voi? No, no, assolutamente. Gli ho detto: ma hai guardato se casomai c'è stato un movimento in banca che ha fatto un prelievo o qualcosa? Sarebbe segno di presenza in vita, no? E là non mi ha risposto, ma dopo ho capito che lui non aveva accesso al conto di Liliana, non sapeva, non aveva modo. E gli ho fatto ancora, adesso non mi ricordo, qualche altra domanda per capire se c'è la traccia, se c'era un motivo di questa sparizione. E in pratica, dopo ho guardato, la telefonata è durata 31 minuti e quindi non è stato come va, come non va. E tra l'altro, poi quando ha risposto Sebastiano, io gli ho detto semplicemente: ciao Sebastiano, sono Fulvio Covalero. E lui non ha battuto ciglio, no? Quindi sapeva bene chi ero e probabilmente sul display del telefono era comparso Fulvio Covalero. Quindi non ero una, per lui non era una conoscenza segreta con Liliana o qualcosa di questo tipo. E poi dopo c'è stata quella foto che ci ha fatto proprio lui assieme nel 2015, quella che è nella mia pagina Facebook, per dire. Ecco,
perché il telefono ce l'aveva Sebastiano? Ottima domanda, Fede. Perché la procura non ha ritirato i cellulari di Liliana? Perché se tu denunci una scomparsa, quello che ti devi aspettare è questo. Ti sembra normale, cioè vi sembra normale che davanti alla scomparsa di una persona, quando tu hai i cellulari disponibili, non li prendono e non li verificano? Quindi tu questa persona scomparsa la stai cercando? No! Perché la prima cosa che fai per cercare una persona scomparsa è analizzare il telefono. Se non analizzi il telefono, vuol dire che tu hai scritto il tuo verbalino? Ah sì, c'è una signora scomparsa. Va bene, dai, abbiamo preso nota. Però, che ora fa a cena? Scusate, cosa c'è da mangiare? No, perché aspetta che io devo anche andare a fare il massaggio prima. Oh, t'ha posto? Cioè, vuol dire che il 18 dicembre Fulvio ha chiamato Liliana, i telefoni erano ancora a casa in mano a Sebastiano. Ipotetico assassino. A questo punto gli chiediamo, lei pensa che qualcuno ha inscenato quella che poi è stata considerata la scena del crimine? Ragazzi, Fulvio non è solo un amico di Liliana, è l'amico della vita di Liliana, cioè un amico che l'ha accompagnata per tutta la sua esistenza. Ed è anche un amico che si è dato parecchio da fare nel momento in cui lei è scomparsa, lui lo ha saputo, è andato a fare anche parecchie ricerche, insomma, sopralluoghi nei vari spazi, agitata, esatto. E quindi sa quello che dice, cioè lui era lì, era presente, operava sul luogo quando si cercava Liliana. Per questo gli faccio queste domande. Vediamo cosa risponde. Ma basterebbe, veramente basterebbe, credo, guardare. Adesso io non sono un mago, non sono un chiaroveggente. Però, allora, è da mesi che dico, appunto, come ho detto poco fa, che Liliana è morta per un incidente. Chi era con lei? Chi le ha provocato la morte? Non voleva farlo. Non voleva, a mio parere, non, ecco. Eccolo, e quindi questa persona si è trovata non certo in centro città, in mezzo alla gente, evidentemente questa ipotetica discussione è successa fuori, in un posto isolato, non so, ecco, chiaramente. E secondo me chi ha visto Liliana cadere a terra, tramortita, svenuta, è stato preso dal panico. Non sapeva cosa fare. Tra l'altro, poi io ho sempre ipotizzato appunto solo l'aggressione verbale. Ora sembra che dalle piccole lesioni che hanno trovato sul corpo ci sia stata anche delle percosse. Ci torniamo su Quindi, questo. pensando all'impianto psicologico di Liliana, che sarebbe bastato probabilmente solo l'aggressione verbale, ci metti vicino anche l'aggressione della violenza fisica, puoi capire cosa può aver costato, cosa può aver provocato in lei. Però secondo me chi è stato protagonista di questo atto non pensava assolutamente che potesse morire, a mio parere. Queste qua sono le cose che io dico da mesi. Ecco, dopodiché, chi era con lei, a mio parere, continuo a dire, l'ha caricata nel baule dell'auto e l'ha portata via. Scusatemi, ragazzi, vedo tutti che state, cioè tutti no, alcuni che stanno scrivendo, ma do quanti dettagli, che fervida immaginazione dettagliata, sa troppe cose. Ok, no, non sta confessando. Ragazzi, mettetevi nei panni. La vostra migliore amica è scomparsa. La procura non indaga adeguatamente. Sembra che nessuno stia facendo il proprio dovere. Voi volete tantissimo bene a questa persona, fate di tutto, vi scervellate come dei pazzi per capire cosa è successo. Quindi vi farete nei mesi, perché questo Fulvio sono 9 mesi che si sta facendo delle teorie, è chiaro che le ha fatte dettagliate, sono 9 mesi che non fa altro che pensare a questo. Quindi ci sta, non giungete a conclusioni troppo affrettate. Certo, ogni persona è sospettabile in questo momento, però sinceramente trovo anche un senso
rispetto alla, diciamo, fantasia dettagliata. Cioè, pensateci, provate a mettervi anche un po' nei suoi panni. Esatto, cioè, io impazzirei per la mia best friend. Ma certo, cioè, impazzireste tutti, vi fareste mille, mila ipotesi, ma fareste pure i disegnini con gli schemi, prendereste le misure. Quindi, dopo 9 mesi che pensate a tutte le varie ipotesi, magari ne avete sposata una che per voi è quella più sensata, l'avete anche ricostruita nei minimi dettagli. Quindi, nel momento in cui dopo 9 mesi arriva la streamer che ti fa la domanda, tu c'hai la risposta pronta con i dettagli e tutto, perché so cazzo 9 mesi che ci pensi. Ci può stare. Oppure potreste anche aver ragione voi, niente, ancora è tutto aperto. Ecco, preso dal panno, non sapeva cosa fare, come fare. La prima cosa, secondo me, l'ha caricata nel baule dell'auto. La conservazione del corpo. Io continuo a dire da mesi che, secondo me, il corpo è stato tenuto sull'altipiano carsico, dove che d'inverno le temperature sono 3, 4, 5 gradi inferiori al centro città, e dentro a un mezzo parcheggiato in carso, quello sarebbe stata la situazione ideale per tenere il corpo, e quindi nessuna aggressione da insetti, da animali selvatici, la temperatura giusta, perché sembra che poi è emerso da ricerche che sono state fatte che un corpo tenuto tra i 0 gradi e i 2 gradi sotto zero o attorno a quelle temperature lì si conserva perfettamente. E poco. Guardate che quest'idea sua ha senso. Perché vi ricordate che spesso in trasmissione è stato detto: ma ci sono delle grotte là sul Carso? Perdonatemi se sbaglio, magari non è il Carso. Perdonatemi. Ci sono delle grotte che hanno una temperatura costante e sempre piuttosto fredda, tra i 0 e i 3 gradi. Ora, se tu effettivamente metti un corpo dentro il baule di una macchina e... Esatto, Vlad. Per questo ti dico, lui ci deve aver pensato un bel po' prima di fare questa conclusione. Dovrebbe avere anche, no, accertato, no, che effettivamente aveva senso a livello di costruzione, temperature. È andato là a vedere le temperature. Cioè, non è che parla senza cognizione di causa. Al di là di questo, si diceva anche in diverse trasmissioni che c'erano queste grotte e che in queste grotte probabilmente, cioè, poteva essere stato conservato il corpo di Liliana. Effettivamente, sì, è un freezer naturale, ma senza essere freezer. Poi ci torniamo su questo dettaglio perché è importante. Però effettivamente, se il corpo, anziché essere in una grotta dove comunque insetti, muschi, licheni proliferano, eccetera, batteri, è stato invece chiuso all'interno di un bagagliaio, ma in un clima dove le temperature erano quelle, è certo che non è stata invasa da insetti né muschi né licheni, cioè perché era chiusa in un ambiente artificiale. Questo è quello che lui dice e che io trovo estremamente interessante. Perdonatemi Alla l'interruzione. volta, poco alla volta, ci si è avvicinati a questa teoria. Adesso negli ultimi tempi si è parlato di congelatore. Allora, quindi io non posso immaginare che una persona che si è trovata di fronte a questa situazione, no, abbia un congelatore di grandi dimensioni da mettere dentro il corpo, per quale motivo non si sa. Un congelatore che avrebbe dovuto essere tenuto a quelle temperature lì, attorno agli 0 gradi. Ecco, se è uno che non sa queste cose, se casomai mette il corpo nel congelatore, lo mette a meno 15, a meno 20, e invece no, non c'è traccia di un congelamento così forte, così, no? E quindi, piano piano si sta parlando di tenuta in carso, ma si sta ancora un attimino lontani, si dice in una grotta, in una casa abbandonata. L'ipotesi automobile, ecco, per il momento non se ne parla. E ha ragione, raga, ha ragione. Tra l'altro, io ho imparato una cosa nuova proprio grazie a questa sua teoria, perché ho scoperto, cosa che non sapevo, mia somma ignoranza,
che il congelatore di solito sta tra i meno 18 e i meno 24 gradi. Ora, se Liliana fosse stata inserita all'interno di un congelatore, le tracce, esatto, Albe, le tracce di congelamento sarebbero state trovate. Ma cosa è stato trovato? Un cadavere intatto, senza tracce di decomposizione, se non mine, e nessuna traccia di congelamento. Quindi deve essere stata una temperatura ideale. Ora, negli obitori, ragazzi, non congelano i corpi come nel congelatore a meno 18, ma li tengono a una temperatura che varia tra i 0, solitamente gli 0 e i 2 gradi, più o meno temperatura 0, diciamo. Quindi non si va nel congelamento, che dà degli effetti visibili, almeno visibili per un medico legale. Quindi non c'erano queste tracce sul corpo di Viviana. Quindi più che di congelamento si può parlare di tenuta al freddo in una temperatura costante intorno ai 0 gradi. E questa è una situazione che effettivamente si trova nelle grotte del Carso. E considerato il luogo chiuso e asciutto, il baule della macchina non è una cosa così fuori di testa, soprattutto considerato la posizione nel quale viene trovato il corpo di Liliana, perché mi dispiace entrare in dettagli piuttosto macabri, ma per amor di verità bisogna tenere presente anche le leggi della fisica. Nel momento in cui un corpo è congelato, cioè è morto, comunque si solidifica, no? Si irrigidisce. La posizione nella quale è stata trovata Liliana era perfettamente compatibile all'inserimento del corpo all'interno di un bagagliaio, così come anche la, no, estrazione del corpo nella stessa identica posizione e appoggiato dove è stato poi ritrovato, cosa che attualmente ritengo la versione più verosimile. Ora, gli chiedo che, insomma, parliamo un pochino, sappiamo della sua pagina Facebook che lei è andata a cercare il corpo di Liliana. Sì, perché Fulvio ha fatto delle ricerche e le ha In documentate. pratica succede che il giorno 21-22 dicembre mi viene in mente di andare a vedere, di andare a cercare il corpo, perché per me quando è sabato 18, sento 18 dicembre, sento Sebastiano e dopo è passato martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, quasi tutto il sabato. Se Liliana si fosse allontanata spontaneamente, lei dopo mezz'ora. Perdonatemi, mica parentesi. Vi ricordate quando era uscito lo scoop del ma l'amico andava in cerca di sacchi neri, quindi già sapeva che doveva cercare i sacchi neri. Si parlava di lui. E parlavano appunto di questi episodi nei quali lui andava a cercare Liliana. Perché cercava dei sacchi neri? Perché è ovvio, se tu dai per scontato che una persona è stata uccisa e il suo corpo abbandonato da qualche parte, ormai il true crime ci ha abituati a cercare dei sacchi dentro i quali ci sono i cadaveri. È storia infinita, che i cadaveri fatti a pezzi si trovano nei sacchi. Quindi lui, dando per scontato che Liliana fosse per forza vittima di un omicidio, comunque di un'azione violenta, ha pensato al peggio e quindi si è visualizzato questi sacchi neri. Il fatto che lo abbiano attaccato in così tanti dicendo: ma lui allora già sapeva che c'erano dei sacchi neri, secondo me non sta in piedi, cioè è un solito processo agli automatismi. Tra l'altro, come dice Batman, visto che adesso ho cognizione di causa, ve lo posso dire per certo, i sacchi non erano neri. Parapaparapapara. Papà, eh sì, scoop del momento. I sacchi non erano neri, bensì grigi. Quindi dare contro a Fulvio perché già si immaginava i sacchi neri è tutto smontato. Quando montano, allora tutti ne parlano. Quando vengono smontate, ma si va là. Cioè, comunque abbiamo già fatto tutti i servizi in cui dicevamo che lui trovava i sacchi neri, quindi lui no. Vorremmo mo correggere dicendo che erano grigi. No. Però c'è Bugalalla per questo, erano grigi. Ora avrebbe telefonato a Sebastiano e gli avrebbe detto: guarda Seba, ho bisogno di stare un po' con me da sola, sto bene, non c'è nessun problema, ho solo bisogno di stare con me, di pensare alle cose mie
e stare un attimo fuori dal mondo. Non ti preoccupare, appena me la sento, ritorno. Questo l'avrebbe fatto Liliana. Liliana non l'ha fatto ed è stato un pessimo segnale. Là ho capito che lei non c'era più, a mio parere. Per cui qualche giorno prima di Natale sono andato, mi è venuto l'impulso di andare a vedere attorno alla chiesetta abbandonata, l'ex obitorio su dell'ex psichiatrico. Sono andato là, ci ho messo 2 giorni prima di andarci, ci ho pensato, perché ho detto se vado là e non la trovo, bene, ma se vado là e la trovo, poi come giustifico il fatto di essere andato a cercarla proprio lì? Era una situazione abbastanza così, no? Se l'avesse trovato, se lui avesse trovato il corpo a quest'ora, era nella cacca fino a qua. Non avendo altri sospettati, non avendo tracce, no, si sarebbero veramente accaniti su di lui e ha avuto la fortuna di non trovarlo, questo corpo. Però nel non trovare il corpo, non è che l'assenza non sia una prova, l'assenza è una prova. Non trovare il corpo esattamente dove è stato trovato ha un significato molto importante, come il cacciatore nel caso del piccolo Roris. Esatto. Esatto. Quindi noi sappiamo che lui è andato esattamente lì dove c'era la chiesetta, dove c'era il parco dell'ex ospedale, ha anche registrato, cioè nel senso, lui ha fatto tutte le sue ricerche fatte per benino e il cadavere di Liliana lì non c'era, non c'era. Poi comunque ho deciso di andarci, insomma, e che poi succeda quel che succede. Infatti sono andato e mi pare di aver comunicato in Facebook che ci sarei andato e di aver poi comunicato il fatto che non avevo trovato niente. Ecco, tenga conto che il corpo è stato trovato a circa 50-70 metri da dove avevo cercato io. Ok. E allora, quando è stato trovato il corpo, ho pensato che in qualche modo chi l'ha messo lì, perché è stato messo lì, non c'è verso, chi l'ha messo lì ha voluto in qualche maniera indirettamente creare attenzione attorno a me. Cioè nel senso, potrei essere l'autore io del tutto, no? Così, questa è l'impressione. Sulle prime no, ma dopo pensandoci bene, credo che non fosse stato casuale. Di questo poi, di aver cercato il corpo là della vecchia chiesetta, del vecchio obitorio, l'ho detto anche il 27 dicembre, quando sono stato chiamato in questura a rilasciare una deposizione. Mi hanno chiesto più che altro del carattere di Liliana, di com'era, queste robe qua. Così. E secondo me, dopo pensandoci, è stato a causa di questa mia dichiarazione che ero andato a cercarla presso l'obitorio, attorno all'obitorio, all'ex obitorio del psichiatrico, che è venuta l'idea a chi ha portato lì il corpo di metterlo lì. Ora, è chiaro che il corpo è stato messo lì perché sarebbe servito a Sebastiano che venisse trovato il corpo, no? Perché insomma, per le ovvie ragioni, perché sennò doveva aspettare 10 anni per tutto, fino a che non veniva dichiarata la morte presunta. E quindi questo qua lo sapeva, a Sebastiano sarebbe stato utile che il corpo venisse ritrovato, ma sarebbe stato anche utile a chi puntava tanto sulla sua colpevolezza. È il primo segnale. E la seconda cosa che ritengo abbastanza importante. Perdonatemi, quello che lui sta dicendo è che lui quando ha fatto le ricerche del corpo di Liliana, che non sapeva se era morto o viva ovviamente, quindi non si cercava il corpo ma Liliana, quando lui ha fatto le ricerche ha fatto dei video e ha comunicato pubblicamente dove aveva fatto le ricerche. Guarda caso, il giorno dopo che lui pubblica dove ha fatto le ricerche,
proprio dove lui ha fatto le ricerche compare il corpo. E quindi lui dice, secondo me la persona che ha depositato lì il corpo teneva d'occhio quali erano le zone già setacciate per abbandonarlo, diciamo, antisgamo. Ha senso. Sta nel fatto che si è tanto romanzato attorno al fatto che Liliana sia stata vestita con questi sacchi neri, con i due sacchetti sulla testa, e queste robe qua. E si è parlato di tentativo di suicidio, perché è morto. Si è parlato di suicidio, che lei si è procurata il suicidio con l'asfissia, no? Non potendo respirare con la testa dentro i sacchetti. Io ho continuato a dire che, secondo me, questa vestizione è stata fatta semplicemente perché durante il trasporto da dove era, da dove è stata lasciata, il corpo poteva rilasciare dei liquidi, e quindi per non sporcare il mezzo con cui è stata trasportata, è stata vestita in questo modo. Raga, ha perfettamente senso. Un corpo non in estrema decomposizione, ma agli inizi della decomposizione, da dove escono i liquidi? Soprattutto dalla faccia, quindi sacchetti, sacchetti per contenere le uscite, no? Dal volto. E poi sacchetti per coprire tutto il bagagliaio dove l'hai tenuto. Ha senso. Cavoli, a me sta cosa mi ha fatto venire un'epifania, vi giuro. Fulvio mi ha aperto il mondo, così. D'altra parte, i sacchetti attorno alla testa mi pare evidente, mi sembrerebbe evidente il motivo, perché comunque dalla testa, orecchi, occhi, naso e bocca, è molto probabile che questi liquidi uscissero in maniera... E infatti i sacchetti non erano bianchi ma marroni, quindi ovviamente dei liquidi sono usciti, anche se non in piena decomposizione, ma adesso non scendiamo nei dettagli, ok? La più importante. Questa è la spiegazione che avevo dato io a questa vestizione. D'altra parte avevo fatto anche, quando è stato trovato il corpo, là, dove è stato trovato il corpo, sono stato chiamato diverse volte, gran parte delle interviste avvenivano là, attorno a quel nastro bianco e rosso. E, diciamo che quel sito di particolare dove è stato trovato il corpo, ascoltate, era completamente chiuso e recintato per non permettere l'accesso a chi che sia, perché era stata dichiarata una zona altamente inquinata. Voi la sapevate questa cosa? Io l'ho imparata grazie a Fulvio. Sarò stata distratta. Ma non la sapevo! Non la sapevo e non l'ho mai vista scritta né raccontata da nessuna trasmissione. Il fatto è importantissima sta cosa. Come si fa a sottovalutare una roba del genere? Non era nel parco pubblico dove tutti passano ed è aperta a tutti. Era in una zona recintata proprio... Maddalena, te sei un passo avanti a tutti... Era recintata ed era impedito l'accesso in addetti. Quindi, il video di Fulvio non lo trovi perché è un'intervista esclusiva che ha dato solo a me. Scusami. Dopodomani sarà disponibile su YouTube, non preoccuparti. Ecco, Alfred, che è un grande cultore delle trasmissioni True Crime, non l'ha mai sentita, mi fido della parola di Alfred. Quindi, cioè... Quello che ci sta dicendo Fulvio, qualcuno prima ha scritto, sì, ma lui che ne sa? Allora, c'è una precisazione che vorrei fare con voi, giusto per aprirvi un po' la mente. Ci sono i professionisti, gli esperti, come i medici legali, come tutte le professioni, diciamo, forensi. E poi ci sono le persone che invece sono vicine alla vicenda. Da una parte abbiamo un consulto professionale, dall'altro abbiamo qualcuno che conosce il terreno. Fulvio, perché è prezioso? Perché conosce Liliana, può prevedere le sue reazioni, ma soprattutto conosce benissimo le zone di cui stiamo parlando. E non parlo di zone tipo questo è un parco, questo è un ospedale, questa è una strada, questa è una fermata del bus. Ma le conosce a livello di significato culturale che hanno per le persone che le vivono.
E nessuno che non vive quella situazione può raccontare la medesima cosa, neanche un medico legale, neanche un professionista forense, neanche un benedetto entomologo, sia mai che lo chiameranno, a analizzare il terreno, perché non sapranno mai il valore culturale e civile che hanno quei luoghi. Questo, per questo è importante parlare con le persone come Fulvio, perché loro conoscono delle sfumature che solo se vivi lì e conosci le persone puoi raccontare. E io ringrazierò sempre la disponibilità di Fulvio ad averci dato una così ricca, diciamo, correzione rispetto a quello che io vi ho sempre raccontato, perché io mi fondavo su, ovviamente, quello che portavano avanti i giornali e i media. Ma lui ci può dire qualcosa di molto più prezioso e soprattutto, visto che siamo su internet e non abbiamo tempi televisivi ristretti, lui ha avuto l'opportunità di parlare per più di mezz'ora. E noi restiamo qui ad ascoltarlo per tutto il tempo di cui ha bisogno. Questo è il vantaggio dell'internet, che la televisione può accompagnare solo, ma veramente. E parola Fulvio. Allora, quando sono state fatte le analisi sotto le suole delle scarpe, ovvie, insomma, è chiaro che trovare delle tracce del suolo di quel sito avrebbe dimostrato che lei ci aveva camminato, quindi no? Però non so, io credo che l'abbiano fatto comunque tra le analisi delle suole delle scarpe se c'erano tracce di quel materiale inquinante, perché è l'unica prova certa che lei ha camminato su quel suolo. Al di là della vegetazione, delle foglie, di quel che vuoi, del terreno, del tipo di terreno, che quel tipo di terreno si può trovare in una vasta area di Trieste. Basta prendere, analizzare tutto quello che c'è attorno, a quell'altitudine. E quindi si arriva alla considerazione di dove può aver camminato lei con quelle scarpe, anche attorno a quel boschetto dove qualcuno dice che la mattina del 14 dicembre ha sentito una lite tra un uomo e una donna, per esempio. Il tipo di terreno, il tipo di suolo è perfettamente identico, solo che probabilmente, se prendiamo ad esempio il boschetto, là non c'è questo materiale inquinante che c'è dove è stato trovato il corpo. E hanno cercato il materiale inquinante? Spoiler, no. Hanno guardato solo le foglie, se erano compatibili, il terreno se era compatibile. E anche questo è un vuoto che un entomologo forense potrebbe risolvere. Per accedere a quest'area recintata c'era un buco. Buco che hanno dato tutto per scontato, tutti per scontato che avessero fatto i vigili del fuoco. Invece poteva essere un buco precedente che è stato semplicemente allargato. In TV si racconta, certo, che questo qui è impossibile che abbia trasportato il corpo perché se no sarebbe dovuto passare una strada dove c'erano magari anche telecamere e tutto il resto. Ma sto buco magari l'ha fatto quello che ha abbandonato il corpo. Appunto, come dice Maddalena, ha senso, ha molto senso. Andiamo avanti. Secondo lei, ecco, questo è un punto fondamentale, come può essere stata portata via Liliana? Cioè, la questione proprio logistica del trasporto. Vediamo cosa ne pensa Fulvio di questa, così, dinamica logistica. Io anche questo l'ho detto da subito, lei è partita da casa, è arrivata in Piazzale Gioberti e in Piazzale Gioberti si perde ogni traccia. Gli autobus non sono in giro per l'Italia, per il mondo come sia, ma gli autobus a Trieste hanno tutte anche le telecamere interne, per cui se lei sarebbe salita su un autobus sarebbe stata vista. Eccolo. In secondo luogo, se fosse andata giù per il viale Raffaello Sanzio, le telecamere della posta l'avrebbero ripresa. Dal lato San Cilino, proprio non c'è scampo, c'è una caserma dei carabinieri con le telecamere che inquadrano l'esterno. Liliana quel giorno non aveva nessuna intenzione di nascondersi alla vista delle telecamere di chi che sia. Per cui, no? Ecco, da questo si evince che lei è stata caricata in automobile in Piazzale Gioberti da qualcuno che conosceva bene,
perché in macchina con una persona che conosceva e basta, figurarsi con uno sconosciuto, non sarebbe salita mai. Punto primo. Punto secondo, conoscendola anche per com'era, lei, se casomai avesse avuto intenzione di suicidarsi, mai. Scusate se interrompo Fulvio, però volevo farvi presente che le immagini delle telecamere non sono mai state mostrate ai familiari della vittima per il riconoscimento. Quindi che queste immagini delle telecamere esistano, lo dice la procura. Ci fidiamo? Non lo so, io mi fidavo poi. Un po' è passata questa fiducia, sinceramente. Però è strano che non le abbiano mai mostrate per il riconoscimento ai familiari. Quindi ci sono, loro dicono che ci sono, sono sicuri. Ok. Più sarebbe andata in un postaccio come quello. Non esiste, non c'è, proprio una questione, come dire, di decoro. Di decoro. E, tra l'altro, poteva suicidarsi anche a casa, no? Non aveva bisogno di andare là in quel posto lì. Anche perché poi per arrivarci a piedi, bene o male, c'è l'autobus che gira, sempre con le telecamere in azione, e per cui sarebbe stata presa che saliva verso su, anche se ci sono all'inizio c'è un percorso che taglia la strada, il percorso del bus, ma da un certo punto in poi si è completamente a vista. E quindi Liliana non aveva nessuna intenzione di suicidarsi, mai, neanche di fronte a qualsiasi situazione, amava troppo la vita. E se casomai fosse impazzita, non sarebbe mai andata in un postaccio come quello, perché credo che per lei sarebbe stato insopportabile semplicemente entrarci, figurarsi di lasciare il suo corpo lì, se avesse avuto l'intenzione. Per cui, riassumendo, tutto porta a pensare appunto, aggressione verbale molto violenta. Si è saputo poi che c'è stata anche una violenza fisica, quindi si può immaginare. Questo è un punto fondamentale, cioè violenza fisica non se n'è mai parlato. Perché non se n'è mai parlato? Cioè, in che senso violenza fisica? Tra l'altro, quello che lui sta facendo presente è che Liliana era una persona estremamente precisa, pulita e anche forse un po' schizzinosa. Quindi lei, appena si doveva pulire casa, doveva sistemare, era quasi al limite dell'ossessivo compulsivo, per quanto era precisa, pulita e tutta, no, a sistemare le cosine al loro posto. Era una che in un luogo come quello dove era impedito l'accesso per via di avvelenamento, insomma, non ho capito, rifiuti tossici, eccetera. Cioè, figuriamoci se una come Liliana avrebbe messo piede in un posto del genere per togliersi la vita. Cioè, una schizzinosa come lei, precisina come lei. Cioè, capite che un quadro di personalità fatto da chi veramente conosce la vittima ha molto più valore di una qualunque perizia psicologica basata sulle abitudini, motivazioni o chi racconta. Cioè, un suicidio va valutato anche in base alla personalità del soggetto. E la personalità del soggetto si ricostruisce non da perizie, com'è che le chiamano? Scusate, eh. Autopsia psicologica? Cioè, quelle cose che se lo dice un vero psicologo ti ride in faccia a 3 anni e ti dice: scusa, non ho mai fatto un colloquio con un cadavere. Comunque, andiamo avanti. Vi spiego l'importanza delle parole di Fulvio proprio rispetto al fatto che conosceva veramente le dinamiche interne di Liliana. Quindi io ritengo molto più prezioso l'intervento di una persona vicina alla vittima, che davvero conoscesse anche magari i suoi segreti, rispetto alla parola dell'espertone. Infatti, gli chiediamo allora a questo punto della violenza fisica: in che senso? La prima perizia dice che non sono stati trovati segni per mano altrui che possa aver causato la morte. Allora, in questo caso si deve leggere come che non ci sono traumi evidenti, non so, una pugnalata, un colpo di pistola, un pugno devastante,
fratture, bruciature e tutto questo contorno di cose. Ma questo non vuol dire che i segni sono stati trovati sulla guancia destra, sull'occhio destro, sulla lingua. Un ematoma, un probabile ematoma all'altezza del petto che si potrebbe giustificare a mio avviso, come se anche. Scusate, tra un attimo torniamo anche su questo punto, perché non ho visto articoli che puntavano su questo, ma è inserito nella consulenza. Cioè, Liliana riportava delle lievi ferite sul lato destro del volto, paragonabili all'effetto di uno schiaffo, per esempio. Ma andiamo avanti. Essendo inverno, ormai dicembre, quindi si è vestiti un attimino in maniera più consistente. Per cui, se tu prendi una persona per il petto, così, così, con tutti i vestiti, tutto l'insieme di vestiti, crea una lesione anche minima ed è quella che è stata trovata. Quindi, se noi vogliamo simulare la scena che ci dice. E il risultato di questa analisi, di questa autopsia, qualcuno l'ha presa per ipoteticamente, sicuramente l'ha presa sul davanti, sul petto e l'ha strattonata e ha creato questo tipo di lesione. Poi c'è quella lesione che non è compatibile con uno che non è mancino, quello schiaffo che gli è arrivato, uno o più di uno. La mano E destra. Acqua si ipotizza che sia stato dato da una mano sinistra, mano sinistra. ma in Scusate. realtà si può anche immaginare che di fronte a questa aggressione verbale lei abbia voltato le spalle a chi era con lei. Scusatemi, il discorso mano sinistra, mano destra. Esatto, pure un mal rovescio. Esatto. Cioè, lo schiaffo destro mancino, considerato che abbiamo solo gli esiti e non la manata, difficile da dire. C'è chi schiaffeggia a mano aperta, c'è chi schiaffeggia da dietro così, quindi effettivamente il lato non è che sia indicativo. E quindi diciamo che le lesioni sono compatibili anche da uno che non è mancino, ma che le è alle spalle. Questo ha perfettamente senso. Come vi ho detto inizialmente, ho anche interpellato un professorone, no? Perché ovviamente è sempre giusto sentire anche l'opinione del professorone. E abbiamo sentito il dottor Abate, medico legale, e vedremo anche cosa è saltato fuori dalle informazioni che abbiamo trovato nell'internet e dalle dichiarazioni per l'appunto di Fulvio. Cioè, verifichiamo anche con un medico legale se queste conclusioni possono essere effettivamente verosimili. Come abbiamo avuto modo di apprendere, Fulvio è anche andato a cercare Liliana nei giorni precedenti al ritrovamento del corpo. Sappiamo, come dicevo poco fa, che ha registrato un video in quella zona per tutti i giorni nei quali lui ha cercato, e lui, tra l'altro, ovviamente faceva il video per tutelarsi anche, no, da eventuali risvolti contro di lui. E insomma, per tutte queste 3 settimane nessuno ha mai visto quel corpo, Fulvio compreso, che è andato proprio in quella zona lì. E poi c'è anche il video di Paolo prima che fosse costretto ad eliminarlo. Vediamo un pochino, sia grazie al video di Paolo e altri che hanno ovviamente pubblicato l'interno di questa consulenza, insieme a quello che ci ha detto Fulvio, analizziamo un pochino cosa c'è scritto dentro queste consulenze. E qui andiamo a mettere il dito nella piaga, cioè mettiamo proprio il dito nella merda. E ragazzi, io ve l'ho detto, cioè ormai sono la piratessa del true crime. Quindi nel momento in cui vengono minacciate persone perché dicono la verità e mostrano le prove, e gli viene detto: bene, queste persone che hanno mostrato la verità e le prove verranno denunciate, io mi gonfio come un gallo reale e vorrei anch'io questi articoli e denunce. Quindi biecce, ma parliamone, perché visto che queste informazioni sono uscite e sono nelle mani di tutti, a questo punto, come dice Cyrus, approfondimento superbo. Ce l'abbiamo per le mani, i dati, abbiamo visto le prove, verità
over qualunque tipo di denuncia, verità, over qualunque tipo di sensibilità, verità, sempre. Allora, siamo nel 2022. Un corpo viene trovato all'aperto in una situazione davvero stramba, considerato che il corpo di Liliana, cioè, doveva essere lì teoricamente dal 14 dicembre. È un ambiente dove ci sono degli animali, è un parco, quindi pieno di insetti, coleotteri, muschi, licheni, a dirsi voglia. E se presenti sul corpo questi insetti, che non è solo la fantasia cinematografica di qualunque thriller o crime o qualunque serie TV che possiate vedere, ma gli insetti possono davvero dirci qualcosa. Esiste una categoria professionale che io stimo infinitamente perché non lo farei mai nella vita, che si chiama entomologo forense. L'entomologo forense è in grado di analizzare la scena del crimine dal punto di vista degli insetti. Gli insetti sono fondamentali perché sono i primi che arrivano, insetti, batteri, vermini, qualunque cosa volete, Bones lo sa, esatto. Cioè, l'entomologo è fondamentale per analizzare la scena del crimine, la storia del corpo. Cioè, è morto lì o non è morto lì? L'entomologo direi che è il primo che può darci una risposta di questo tipo. Quindi, grazie allo studio del terreno e dei minerali presenti, che siano spore, insetti, muschi, licheni, a livello forense si può arrivare a conoscere la storia del cadavere. Ma se molte procure ad oggi chiamano un esperto entomologo forense per fare delle analisi rispetto alla scena del crimine, ecco che in questo caso la procura di Trieste non ha chiesto nessuna consulenza da parte di un entomologo. Ma pensa te! Cioè, vuoi davvero credere che in un caso, cioè, tra l'altro, l'entomologo non è che scade nel momento in cui il corpo viene spostato dalla scena del crimine? E ormai la scena del crimine è andata, ciaone. No, perché i rimasugli che sono sul corpo di terra, escrementi anche di insetti, possono dire molto. Ma in questa investigazione l'entomologo forense non è stato minimamente preso in considerazione. Quindi c'è anche da dire una roba. Quando mi leggo da parte del procuratore, tanto arrabbiato perché escono queste cose durante le indagini, quando loro hanno fatto tutto il possibile. E non era possibile chiamare un entomologo? Cioè, è una cosa così fuori dal possibile? No, dico così, eh. No, giusto perché noi, pensatori liberi, dotati di una intelligenza, visto che non possiamo parlare, almeno ci diano il diritto di fare delle dovute domande rispetto a quello che hanno scritto. Stanno facendo le indagini più accurate possibili. Bene, l'entomologo dov'è? Innanzitutto. Poi, punto 2. Il corpo di Liliana viene ritrovato il 5 gennaio scorso. Come sappiamo tutti, nel parco vicino a quello che una volta era l'ospedale psichiatrico. In molti casi, come ad esempio nel caso di David Rossi, dove l'autopsia viene fatta immediatamente, qui le tempistiche e le procedure possono aver effettivamente influito molto nel capire che cosa è accaduto a Liliana. E vi spiego subito perché. Cioè, la domanda sorge spontanea: cosa stavate facendo in quelle ore? Lei viene ritrovata il 5 gennaio. La TAC viene ordinata l'8 di gennaio, ovvero 3 giorni dopo. Ah, ma c'è un cadavere in una cella frigorifera che è lì che chiede, urla giustizia. Come fate a dormire la notte senza ordinare neanche una TAC? La cosa che mi ha lasciato più perplessa è che l'autopsia fu ordinata l'11 gennaio, ordinata ben 6 giorni dopo il ritrovamento del cadavere. E quindi mi chiedo, cosa è successo in tutto quel lasso di tempo? Perché hanno aspettato così tanto? Vogliamo pensare male? Quei giorni lì si capiva chi era, hanno scoperto chi era da coprire, allora. Cioè, raga, se non volete che pensi male, allora lavorate bene. Cioè, o lavorate bene o io penso male. È inutile che fate gli articoli in cui se ve la prendete con noi perché facciamo le indagini parallele. Fatele voi, così non c'è bisogno che le facciamo noi, scusate. Cioè, per amor di Dio, voglio dire, eh?
Cioè, se si lasciate con tutti questi dubbi, quanti TG Crime faccio? Conclusi, che non ci sono domande, non c'è rabbia, non c'è problema, perché alla fine hanno fatto l'indagine, hanno trovato il cattivo. Buona. Cioè, non è che sono qui a fare la lotta per forza contro, no? Ma nel momento in cui mi vedo delle informazioni propinate in questo modo, che ledono l'intelligenza di un qualunque essere umano che sappia autocibarsi, cosa devo dire? Erano giorni di festa. Certo, no? I cadaveri, giustamente, che gridano giustizia e vendetta, guardano alle feste. Sì, era la Befana e... Beh, anche questo, certo, ma voi avete ragione a dire che era festa. Voi avete ragione, avete ragione. Ma questo, allora, mette da parte tutti quei discorsi che vertono sul rispetto della vittima. Perché se festeggiare le festività è più importante che fare un'autopsia nei tempi immediati o fare un attacco nei tempi immediati quando urge per sapere una verità, non so, forse l'ordine di priorità dovrebbe cambiare. Comunque, cominciamo dalle anomalie. Come vi ho detto, l'autopsia è stata ordinata l'11 gennaio, quindi 6 giorni dopo il ritrovamento. 11 gennaio. Ma questo diventa ancora più singolare se poi nella consulenza è scritto che l'autopsia è stata autorizzata il 14 gennaio, per poi scrivere sulla medesima pagina che invece venne fatta l'11. Cioè, capite che all'interno di questo documento ci sono delle contraddizioni palesemente scritte nere su bianco, il che significa che nessuno ha riletto da cima a fondo quel documento in un caso mediatico di attenzione nazionale. Quindi come pensate che trattino i casi di cui neanche la televisione parla? Se i casi mediatici vengono trattati così, le vittime di cui nessuno parla, come diamine le fanno le autopsie? Se il documento rispetto all'autopsia di Liliana Resinovic, caso nazionale per cui ci hanno messo tutti, ha delle contraddizioni e degli errori così palesi. C'è scritto che andava fatta l'11, poi c'è scritto che viene fatta il 14, poi di nuovo scritto che viene fatta l'11, però sappiamo che l'11 non poteva essere la data corretta, perché, sempre secondo quanto riportano i consulenti di parte del fratello e per il marito di Liliana, sono stati nominati il 12. Quindi dobbiamo presumere che l'autopsia fu in realtà fatta il 14 e non l'11, come inizialmente riportato, quindi 9 giorni dopo che il corpo rimaneva lì. Come vi dicevo, sembra che effettivamente l'uso dell'entomologo sia stato totalmente escluso, ma a febbraio, gli articoli riportano dopo l'8 febbraio, sono stati fatti a Milano gli accertamenti biologici irripetibili sugli oggetti ritrovati sulla scena del crimine, tra cui un guanto nero e un cordino, alla ricerca appunto del DNA, nonché la bottiglietta, eccetera. L'8 febbraio, ordinati l'8 febbraio. Perché aspettare così tanto? Perché magari si aspettavano di trovare una soluzione molto più velocemente, sembrava una cosa facilmente risolvibile. Possiamo dargli questo beneficio del dubbio, d'altra parte. La procura, come ci ha anche confermato Fulvio, ha preso i DNA da comparare, no, con quelli frammentari, diciamo, ritrovati su questi oggetti sulle scene del crimine. E i DNA che ha preso, li ha presi dal marito Sebastiano, dall'amico speciale slash amante Claudio Strapin e dal vicino di casa Salvatore. E a quanto riferiscono le notizie, il DNA non appartiene a nessuno di questi tre. A quanto riportato dalle notizie, ovviamente, perché mi sto rendendo conto che... Cioè, tu leggi le notizie, poi leggi i referti e dici... Ok. Quarto punto. Da quanto riportato da questa consulenza e praticamente ovviamente da tutti i giornali, in attesa che le varie trasmissioni riprendano, quindi vediamo anche cosa ne diranno, chi l'ha visto, quarto grado, eccetera, il corpo di Liliana è stato trovato con gambe e braccia flesse su un fianco. Secondo i medici, vista la posizione del corpo dentro quei sacchi, se fosse stato messo
lì per essere, cioè dentro a un qualcosa, per essere trasportato, ci troveremo di fronte ad uno scenario improbabile e quindi sembra più scontata e probabile la morte avvenuta dove il corpo è stato ritrovato. Cioè, che cosa dicono i consulenti? Dicono: è troppo complesso che un corpo già irrigidito potesse essere spostato, cioè è più complessa questa opzione rispetto a valutare che il corpo sia sempre stato qui. E questo per la maggior parte delle volte può avere senso, ma nel momento in cui ci sono così tante prove che ti verificano il contrario, bisogna che la pista complessa la prendi comunque in considerazione, se quella semplice viene smentita dalle prove. Però c'è anche da dire qui: allora il cibo all'interno dello stomaco, che è lo stesso da lei mangiato la mattina della sparizione, nonché il multivitaminico e tutto, come può essere lì? E se fosse invece andata come ipotizza Fulvio, cioè che sia stato conservato il corpo in un baule di un'automobile nella zona del Carso, dove le temperature sono pressoché intorno allo zero e sempre stabili? Quindi abbiamo posto questa domanda, insieme ovviamente ad altre, al dottor Abate, medico legale, non avendo ovviamente potuto disturbare, come ovvio che sia, il dottor Costantindes e Fabio Cavallo, che hanno stilato di loro mano ovviamente la consulenza. Perché? Perché chiaramente sono coinvolti nelle indagini e non possono parlare del caso. Quindi ho interpellato un altro professionista nel campo della medicina legale e abbiamo riportato, presentato al dottor Abate quanto ritrovato sui giornali e quanto emerso nei vari video andati in onda e l'ipotesi di Fulvio. Vi faccio vedere che cosa ci ha risposto il medico legale. Così abbiamo anche l'ipotesi professionale, cioè abbiamo anche l'opinione del professionista, del professorone e tutto, così nessuno ci può dire che facciamo solo chiacchiere. Ipotizzando uno scenario dove il corpo è stato tenuto ad una temperatura vicina allo zero per giorni e poi spostato ad una temperatura circa 10 gradi, quanto ipotizzato dalla morte di Liliana, potrebbe essere fattibile? E vediamo l'opinione dell'esperto. Sì, in effetti, allora, in effetti, con un mantenimento di una temperatura al di sotto dei gradi zero, abbiamo un periodo più lungo di conservazione. Ora è stabilire quanto tempo poi sia stata in una temperatura molto superiore, circa 10 gradi. E qua gli chiediamo: quale può essere la miglior soluzione per conservare un corpo in attesa di sottoporlo ad autopsia? Cioè, questa domanda non è quello che doveva fare l'assassino, ma quello che deve fare il medico legale sostanzialmente per tenere un corpo conservato nel miglior modo possibile prima di fare un'autopsia, visto che sono passati, come abbiamo visto, giorni e giorni. Allora, sicuramente essere mantenuto in una cella frigorifera che non sia al di sotto dello zero, ma intorno ai 2-4 gradi centigradi, quindi per un periodo relativamente limitato. Ecco, come sentite, prima si fa autopsia, meglio è, e deve essere tra i 2, massimo 4 gradi centigradi. Su questo punto ci torneremo tra un attimo. Per ipotesi, prendendo in esame la teoria espressa da Fulvio, quella del bagagliaio, eccetera, potrebbe Liliana aver perso la vita per asfissia dopo essere stata messa all'interno di quei sacchi? Cioè, la domanda è: potrebbe Liliana essere morta per via dei sacchi? Se un soggetto con crisi di panico, fame d'aria e quant'altro e difficoltà respiratoria dovesse essere, diciamo, tra virgolette, avvolto in un sacco, in quel caso la morte potrebbe avvenire in un secondo momento per asfissia. Ok, quindi teoricamente per morire all'interno di quei sacchi, per come erano messi, lei doveva essere vittima in quel momento di un attacco di panico o comunque una fame d'aria. Ed ecco che effettivamente il medico legale conferma che l'ipotesi di Fulvio non è proprio
poi così, no, campata per aria. Comunque, parliamo dell'orologio. Ci sono stati degli scoop incredibili, degli articoli usciti negli ultimi giorni, che tra l'altro molti di voi mi hanno linkato, dove usciva questo titolo super clickbait, ovvero le rivelazioni da parte dell'avvocato Nicodemo Gentile, che rappresenta con il suo team di consulenti il fratello di Liliana, nonché Sergio, ha fatto uscire un sacco di, diciamo, dichiarazioni che andrebbero a smontare la ricostruzione della procura, quindi sarebbero a favore, no, dell'omicidio. E siamo tutti d'accordo su questo. Il problema è se vengono scritte cose super clickbait che tutti quanti abbiamo cliccato, che non vedevamo l'ora di leggere, che poi si rivelano errate. A me dispiace debancare persone, però cosa devo fare? Amor di verità. Amor di verità è questo. Ora leggiamo insieme così uno di questi titoli: l'orologio, le botte, il cadavere nascosto, perché Liliana non può essersi suicidata. L'orologio di Liliana potrebbe incastrare il suo assassino, che potrebbe aver nascosto per giorni il corpo prima di farlo ritrovare nel boschetto. L'orologio. Ora guardate questa foto, che è una delle tante che ritrae Liliana. E si vede dove porta l'orologio di solito. Visto che non vi voglio imporre niente, da che lato porta Liliana l'orologio? Ditemelo voi, perché non vi voglio imbeccare. Ditemelo voi. E a destra, in tutte le foto, Liliana porta sempre l'orologio a destra. In tante svariatissime foto, basta che googlate, la vedete che la porta a destra. È strano, perché effettivamente solitamente l'orologio si porta a sinistra. È una, esatto, Murri, è una forse abitudine più tipica dei mancini. Non so se, sinceramente non ricordo, se Liliana fosse mancina o meno. Posto che a questo punto è assai complicato parlare di suicidio, l'errore macroscopico emerso nelle ultime ore e che potrebbe essere stato compiuto dall'assassino è quello connesso dall'orologio. Ebbene, Liliana Resinovic, al momento del ritrovamento del cadavere, indossava il suo orologio rosa al polso sinistro. Oltre ad essere rovesciato, quindi malmesso, però l'orologio della Resinovic era attaccato, scusate, allacciato al braccio sbagliato, di fatto come testimoniano le prime fotografie che ritraggono la donna, che lo porta al polso destro. Ok, quanto vi ha fatto appassionare questa pista? Sinceramente ho detto, vabbè, però nessuno mi fa vedere che questo orologio era davvero portato a sinistra al momento del ritrovamento del corpo. Non lo vedo io con i miei occhi, quindi è solo un sentito dire. Per questo io per giorni vi ho detto, ragazzi, state calmi con questa notizia, perché è molto probabile che sia semplicemente una mossa pubblicitaria, non è avvalorata da prove, non ci fanno vedere le prove, anche perché un dettaglio di questo tipo mi sembra strano che salti fuori solo adesso quando arriva l'avvocatone, no? Tenete presente quello che è stato detto ora, e io sono dalla parte dell'omicidio, quindi teoricamente, secondo il bias della conferma, vado solo alla ricerca di prove che confermano l'omicidio, ma l'onestà intellettuale vuole che io vi dica che quello emerso dall'attacco che Paolo Amaro ha mostrato, ma anche altri canali YouTube, è che per quanto possa essere scritto nella didascalia, cioè voi sapete, nelle perizie ci sono foto, didascalia, foto, didascalia, quindi c'è la foto che mostra quello che è e la didascalia che descrive quello che è. Ora, se tu guardi un cavallo, ma la didascalia descrive un sottomarino, tu dici che c'è qualcosa che non va, no? Cioè, non è che riporti, guarda, è un sottomarino, non guardo neanche che quello era un cavallo. Ecco, questo è esattamente quello che è successo. Perché, per quanto potesse esserci scritto nella didascalia che l'orologio era indossata da Liliana sul polso sinistro, in realtà le immagini che ha mostrato il grande Paolone mostrano e dimostrano che quell'orologio in realtà era sul polso destro, ma che hanno sbagliato
tra destra e sinistra nel riportare la didascalia. E questo errore, questo refuso, se lo sono portati avanti un po' in questa perizia. Tra l'altro, non è stato neanche Paolo mostrarle per primo quelle immagini. Ripeto, se sono usciti i comunicati stampa, se sono usciti tutte le notizie, tutte le cose, e se gente ne ha mostrato nonché gli stralci, vuol dire che quella documentazione era nelle mani altro che di Paolo, cioè era nelle mani di tantissime persone. Paolo ha avuto il coraggio di mostrare le foto, cosa che magari era stata preclusa agli altri organi di stampa. E forse ora comprendo perché. Ai 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 ai! Quindi sostanzialmente Liliana aveva l'orologio al polso destro. Le immagini riportano l'orologio al polso destro. Semplicemente questa mega big notizia che l'orologio va a smascherare l'assassino, perché l'assassino l'ha rimesso dal lato sbagliato, è tutta pubblicità e basta. E mi chiedo anche sinceramente come un avvocato, un team di consulenti, eccetera, prima di consultare un ufficio stampa, non guardi le figure oltre a leggere le didascalie. Cioè, io, Paolo Amaro, ma tanti altri devono avere una laurea ad honorem in ispezione documentale, avvocatura, perizia, cioè consulenza. Non lo so, ci siamo arrivati noi, babbani sfigati del cazzo che fanno i videini nella loro cameretta, e non ci arriva l'avvocatone, il team di consulenti e tutto il resto prima di far pubblicare una notizia? Urlare alla prova regina, la prova chiave che smaschera l'assassino, portando avanti un errore? Che figura di merda! Ci credo che hanno censurato Paolo Amaro! Brutto che sia disponibile a tutti sapere che fior fior di giornalisti, consulenti, eccetera, sono scivolati su una distrazione di questo tipo. Meglio far chiudere la bocca a chi dice la verità piuttosto che correggere i propri errori. Ma quante volte ci troviamo davanti a queste situazioni? Cioè, io ogni volta dico, cazzo, ma quanto ci vuole a dire mi sono sbagliata, sono stata distratta, sono. Ma ci credo che Paolo pensava fosse a disposizione di tutti? L'hanno pubblicato, cani e porci. Ci credo, per forza, normale. Chi asseconda la informazione allora non viene censurato. Chi evidenzia gli errori dell'informazione di massa allora viene minacciato di denuncia, obbligato a censurarsi e tutto il resto. Brutto fermare la libertà di parola, eh? È un bel impegnone. È un bel impegnone. Vi aspetto, comunque vi aspetto, perché tanto anche stasera ovviamente arriveranno delle ripercussioni su quello che dico, ma qui non abbiamo paura assolutamente, anzi, nel momento in cui viene schiacciato un mio collega perché ha detto la verità, ma mi prendo io l'accollo, la dico io la sua verità, e sia mai, io spero che Paolo riprenda il coraggio, insomma, di portare avanti le sue scoperte, le sue verità, perché nessuno può veramente metterci un panno in bocca quando semplicemente mostriamo prove e mostriamo il palese, cioè il palese. È un insulto all'intelligenza di chi ascolta continuare a scrivere titoli clickbait sulla base di informazioni false. Ma andiamo al punto 5. Se andiamo a cercare i vari video online, sono stati pubblicati diversi errori presenti nella consulenza. E non parliamo di errori nell'uso della TAC o altre, ovviamente, tecniche nelle quali non ho minimamente diritto di metter parola. Ma parliamo di errori che fanno effettivamente pensare a una certa superficialità, anche solo nella stesura del documento. Preparatevi al trigger. Mettetevi nella mente, caso mediatico, super importante, tutti non vedranno l'ora di mettere le mani su questa consulenza, quindi, almeno secondo quella che è la mia psicologia interna,
se so che quello che sto per fare va nelle mani o finirà, comunque sarà super discusso, sarà super importante a livello nazionale, ci faccio un po' attenzione, almeno lo rileggo. All'interno della consulenza viene indicato che Liliana è nata nell'anno 2958, quindi Liliana proviene da un altro pianeta, dal futuro estremo. Poi viene riportato che invece è nata nel 1958. E uno dice, ah, allora sarà sbagliati prima. Eh no, perché poi viene nuovamente riportata come data di nascita di Liliana come anno il 1953. Quindi Liliana è nata nel 53 e nel 58, ma anche nel 2958. Il 27 settembre del 1953, questa sembra la data definitiva. Peccato che però è la data di nascita del perito e non quella di Liliana. Poi, così, no, vi riporto giusto i refusi, che i refusi ci stanno, perché può essere un momento di distrazione, può essere che digiti male, può essere che sei stato sveglio per 3 giorni per fare l'autopsia, quindi stai svalvolando, ok, ma ci sarà qualcuno che rilegge questo documento e ti corregge i refusi? O magari tu posteriormente rileggi questo documento e corregge i refusi, visto che è così importante? Perché ce ne sono tanti. Tanti e continuativi, cioè non uno che è sfuggito, 2 che è sfuggito. Aspettate, non è finita qui. Viene poi indicato, sempre all'interno della stessa consulenza, che Liliana sarebbe scomparsa il 24 dicembre 2021, quando invece tutti sappiamo che è scomparsa il 14. E non lo scrivono una volta, bensì 2 volte nella stessa frase, riconfermano che è scomparsa il 24. E teniamo conto una cosa, che magari va oltre a quello che è la passione true crime e tutto il resto. Tra professionisti magari non si è appassionati anche di true crime, cioè una perizia è stata fatta da professionisti che analizzano il corpo, non sono tenuti a seguire quarto grado, la vita in diretta, chi l'ha visto, per sapere tutte le abitudini di questa persona, le date, ah ma dovevi saperlo che eri 14, non hai guardato la televisione, non sono tenuti a farlo. Quindi, se queste perizie passano di mano in mano a un professionista all'altro, che non sono tenuti ovviamente a seguire le notizie, ma guardano i dati scritti dai professionisti, il fatto che abbiano messo 24 dicembre anziché 14 dicembre, a noi non ci frega perché abbiamo seguito tutto. Ma un professionista che non lo ha fatto e che non è tenuto a farlo, legge 24 e prende atto che sia il 24. Per questo è un errore gravissimo. Non è mica finito. Viene indicato che il corpo di Liliana è stato tenuto per 9 giorni, quindi in attesa di autopsia, in camera fredda a 12 gradi. Poi, sempre la stessa pagina, è lo stesso documento, viene indicato che invece era a 2 gradi. Poi, di nuovo, quando recitano la temperatura, parlano di 12 gradi. Poi, punto 6. Dai video online sulla consulenza, perché ragazzi, cioè adesso non è che c'è bisogno di avere la consulenza nelle mani, basta veramente saper navigare un pochino per fare un po' di screen tra un video e l'altro e la consulenza la mettete insieme tutta. Comunque, che si indignino. Dai video online sulla consulenza vengono indicate, perché è previsto ovviamente dalle procedure, la descrizione di dove il corpo venne trovato. E ci sono delle coordinate, perché chiaramente quando tu devi dare una posizione non è che dici là vicino a chiesetta 2 metri in discesa. No, ci vogliono delle coordinate precise. Peccato che se voi inserite queste coordinate non è il luogo in cui è stato trovato il corpo di Liliana. Paolo, che bello. Maddalena, grazie mille. Paolo, se sei in ascolto, sappi che io ti voglio bene. Sono 3 anni che ti seguo prima ancora di iniziare a lavorare su internet. Sono timida, non ti ho mai scritto, ma ho sempre guardato tutto e ti voglio bene. Niente, spero che un giorno possiamo magari fare qualcosa insieme, sarebbe un sogno. Quindi niente, anche queste sono sbagliate. Quindi io mi chiedo, ma è come diceva l'avvocato Guglielmelli, è stata tradotta da un'altra lingua?
queste persone seriamente ogni tanto avevano, non so, dei cali di pressione, svenivano sulla tastiera, io poi un rifuso e poi si riprendevano. Ma soprattutto, dopo questi svenimenti, perché nessuno ha riletto la consulenza per correggerla? Ma andiamo avanti. Attenzione, ci sono altre inesattezze incredibili. Perché dici una esattezza e vabbè. Due refusi, e vabbè, ma quando è tutto un refuso, Liliana appare dalla consulenza, insomma, viene indicato che era alta 1,56 per 50 kg. Ma dalle info online, Liliana pare essere alta 1,64 ed essere meno di 50 kg. Ovviamente anche qui non sappiamo esattamente quanto fosse alta o pesante la Liliana, però se era 156 o 164, sicuramente chi l'ha conosciuta o anche solo fare una breve analisi rispetto alle foto, c'è una differenza notevole. Effettivamente su una consulenza sono dati importanti. Dai giornali viene riportato tutt'altro, dalla consulenza abbiamo delle misure nuove. Qui bisogna giusto constatare chi ha sbagliato dei due. Intanto andiamo al punto 8. Il PM chiede di capire che cosa abbia cagionato la morte di Liliana. Ma è anche vero che se ci sono dati che dimostrano una violenza contro il corpo, di qualunque tipo, come ci ha raccontato Fulvio, cioè quelle lesioni, diciamo, non gravi, anzi leggere, ma tutte sul lato destro del volto di Liliana, occhio, guancia, bocca, lingua, quindi molto, no, coerente con uno schiaffo. Di fatto, effettivamente, la consulenza afferma che c'è stato un colpo di questo tipo, che ha interessato la palpebra, come vi ho detto, no, la narice, la tutta la parte destra e la lingua, la guancia. E se c'è stato uno schiaffo, per quanto lo indicano le ferite di piccola entità della morte, vuol dire, secondo me, e non solo secondo me, che Liliana a quel punto non era sola, cioè poco prima della morte ha ricevuto uno schiaffo. Cos'è? Se l'è dato da sola? Si è lanciata contro un sasso così? No, 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 impossibile. Se ha ricevuto uno schiaffo vuol dire che non è per forza suicidio. Quindi significa che all'interno di questa consulenza ci sono delle contraddizioni interne che vengono totalmente ignorate per quanto scritte contemporaneamente. Punto 9. Si riporta, ed è anche stato verificato, che la temperatura in quei giorni, perché questa è scienza, ragazzi, cioè quali temperature c'erano in quei giorni a Trieste dove è stato trovato il corpo, non è che è un'opinione, ma è una scienza. La temperatura oscillava tra gli 8 e gli 11 gradi. Se il corpo è rimasto conservato così bene, ed effettivamente dall'autopsia risulta morta Liliana 48 ore prima, per definizione vuol dire che non può essere rimasto in quel punto per 3 settimane, a quelle temperature lì. Altrimenti avremmo visto molti segni di decomposizione. Cioè, che altro che bones dovevano chiamare? Insomma, qua ci voleva l'antropologo forense, no? Cioè, Liliana non può essere rimasta in quel punto per quelle 3 settimane. A questo punto, visto che non possiamo ricostruire la vita di Liliana in quelle 3 settimane e pare che non abbia mangiato nient'altro oltre quella mattina e tutto il resto, cioè è stata criogenizzata per 3 settimane, per forza deve essere stata lasciata lì o portata lì quelle 48 ore prima che i consulenti indicano come data della morte, no? Così come ipotizza anche Fulvio, cioè che sia stata portata da un posto in cui era stata tenuta al fresco, cioè a temperature più o meno intorno allo zero, e poi ritrasportata lì, magari in seguito alle ricerche fatte proprio da Fulvio sul luogo. Come abbiamo detto prima, se Liliana fosse stata conservata in un congelatore, le temperature sarebbero state ben diverse, perché il congelatore congela a meno 18 o anche fino a meno 24. Il congelatore non sta tra meno 3 e 0 gradi, massimo più 2 gradi. E infatti sul corpo non c'erano tracce di congelamento. Però, in un'altra pagina della stessa consulenza, si spiega che, anzi, si spiegano le problematiche legate al congelamento di un corpo, ipotizzando che Liliana fosse stata congelata. Per cui, nella stessa consulenza, troviamo
un esame per cui non potrebbe assolutamente essere stata congelata, perché non c'erano tracce di congelamento per tutte le analisi forensi fatte sul corpo che avrebbero rintracciato un eventuale congelamento, e dall'altra parte, nello stesso documento, l'ipotesi che potrebbe essere stata congelata. Quindi contraddizioni interne assurde. Ovviamente nel frattempo aspetto quello che succederà in questi prossimi due giorni, tra minacce, smentite, cose, ma voi lo sapete che noi qua siamo i pirati del true crime, quindi non abbiamo paura di niente, nessuno ci chiude la bocca, come è giusto che sia, e andiamo avanti.